Siamo a Poggio di Loro alla festa dei 100 ceppi. Abbiamo visto la preparazione della polenta di farina di castagna. Ora il signor Giuliano ci spiega per bene qual è la maniera tradizionale di farla. Per buona fortuna abbiamo qui nelle nostre zone, nel Prato Magno, delle castagne favolose. Un tipo di castagne, la perella, il nome della perella, delle castagne che sarebbe la perella o la raggiolana, che sono due tipi di piante che sono le migliori per avere un buon risultato per la farina, che poi viene fatta per tanti usi, non oltre la polenta, ma anche altri dolci che vengono usati. Dunque, la farina, è una volta preparata, va sempre setacciata, pesata, si pesa la dose che uno deve fare, in base alle dose ci vuole una percentuale d'acqua, di normale è quasi il doppio più qualcosa, cioè su mezzo chilo d'acqua mettiamo 1,1 kg d'acqua, il doppio insomma praticamente. Poi la tecnica è di avere per tradizione o per avere una buona qualità un paiolo di rami, come lei ha visto giustamente. Tradizionale. Sì, tradizionale. Metterla sul fuoco, portarla a una temperatura quando l'acqua bolle. Il normale, noi si sa che l'acqua quando arriva intorno a 90-95 gradi è il punto migliore. Si versa la farina sul paiolo. Dopodiché, quando vediamo che in termine tecnico si dice quando la esplode, ossia quando l'acqua viene in superficie, perché il peso la fa buttare fuori, a quel momento lì bisogna girarla velocemente con questo attrezzo, girarla velocemente a una velocità molto, molto repentina, perché sennò non viene amalgamata bene. A questo punto qui, facendo una buona sodata, perché girandola velocemente la si impasta, come si dice, diventa dura, si assoda, e quando è tutta già amalgamata la prendiamo con il mestolo di castagno, anche questo qui è tutto di castagno, viene preso questa palettina e rimessa tutta insieme, dando una forma un po' a dolce, diciamo così. Sì. Dopodiché viene scodellato come lei ha visto, attendere qualche minuto perché si raffreddi, perché altrimenti se non è fredda abbastanza non si taglia, e usiamo sempre un filo di cotone, un filo da cucina, che in questo modo noi lo possiamo, ora questo è piccolo, vedi? Facciamo così e viene tagliata in maniera, il taglio viene netto e pulito, perché se la tagliamo con il coltello, con il metallo si appiccica, rimane attaccata. Quindi l'unica soluzione è sempre il più antico, no? Dei vecchi nonni e bisnonni che usavano il filo di refe, chiamato il filo di cotone, che era un filo robusto e riceveva anche le temperature. Sì. Insomma, il metodo tradizionale è sempre il migliore, se no non era tradizionale. Se no, diciamo. Qui si fa in questo modo, perché per mantenere la tradizione. C'è qualche occasione particolare per la polenta? Ecco, la seconda domenica di agosto di tutti gli anni viene fatta la sagra della polenta. Quindi secondo quando viene la domenica possono essere anche due giorni di fila, secondo se c'è il ferragosto, così. E facciamo polenta di castagne, polenta e tutti i prodotti dolci, frittelline, tutto a base di castagna. Le famose frittelline che noi facciamo vengono poi ripiene con la ricotta, o anche la ossa stessa, anche la polenta. Polenta e ricotta è il piatto tradizionale che noi facciamo in questa festa. Poi oltre a quello lì abbiamo altri prodotti, sempre facciamo carne alla brace, al forno, a secondo il menù che viene scelto da noi addetti alla festa. Vabbè. Quindi vi aspettiamo a agosto. Volentieri, ci saremo sicuramente, insomma, mi sembra che l'ambiente è molto particolare e accogliente. Bene. Grazie. Prego, buonasera.